Europa della libertà e della democrazia, l'onorevole Borghezio per un minuto. Grazie Presidente. Pur essendo euroscettico potrei essere favorevole ad una impostazione in vista del 2020 per eliminare discriminazioni, difficoltà, emarginazione, ove ci fosse veramente un'azione incisiva della Commissione europea per controllare il comportamento degli Stati. Ma quando questi discorsi, diciamo così, di grande avvenire, di grande controllo, mi vengono fatti da un commissario europeo che continua a non spiegarmi come mai nel suo paese, nel Granducato di Lussemburgo, quei nomadi che vicino a casa mia possono installarsi in Italia, in Francia, con i loro accampamenti, mentre nel Granducato di Lussemburgo gli accampamenti dei nomadi sono proibiti, quindi parliamo di dargli la casa e in qualche paese europeo, cioè precisamente nel paese europeo della commissaria Reding, non possono nemmeno farsi il loro accampamento. Sul principale quotidiano del mio paese, il Corriere della Sera, basta andare in edicola, si apre il numero della data odierna e si legge la notizia di un genitore, che non merita la definizione genitore, nomade che ha venduto, arrestato in Italia perché ha venduto la propria bambina ai trafficanti che la volevano mandare a prostituirsi, ha venduto la propria bambina. Altri li mandano a fare altre cose, sono loro che spesso non li mandano a scuola, nonostante le pressioni e le attenzioni dell'autorità, dei mediatori, delle associazioni. Vogliamo parlare anche di questi problemi? Vogliamo toglierci le fette di salame del bonismo idiota e capire che molti problemi dei Rom dipendono esclusivamente e principalmente da loro? Grazie.